Assessore Mauro Febbo, lei è tra i veterani, Marsilio lo diceva presentando la giunta, molte persone sono quasi al primo giorno di scuola, lei potrà dare quell'apporto di esperienza importante. Beh, vabbè, sì, insomma, siamo alla terza elezione, credo che in pochi possono dire di aver raggiunto questo risultato, però insomma, il presidente Marsilio ci carica di responsabilità perché poi dice che devo aiutare gli altri, ma io credo che abbiamo una squadra veramente di fatta di persone che hanno esperienze, che hanno capacità, che sono stati amministratori e quindi insomma, partiamo con la marcia giusta. Quali dovranno essere le priorità a cui mettere mano sin da subito? Ma noi l'abbiamo già indicata, almeno per quanto riguarda quelle che saranno le deleghe che mi sono state affidate. Abbiamo un problema urgente e immediato che è quello della riperimetrazione delle ZES, uno strumento che in tutta Europa sta portando risultati. In Italia sono 8 i territori individuati per le ZES, l'Abruzzo è latitante, nonostante le chiacchiere e le promesse che erano state fatte, addirittura qualcuno aveva detto che eravamo non avendo i requisiti per il tonnellaggio, ma potevamo fare una interregionale con il Molise due giorni prima che qualcuno decidesse se ne era andato con la Puglia stanco di aspettare l'Abruzzo. È stata fatta una perimetrazione che scontenta tutti, dobbiamo metterci mano e recuperare il tempo perduto. Tempo perduto anche per le altre deleghe, se penso al turismo e alla cultura che per i 54 mesi di governo D'Alfonso siamo stati 46 mesi senza assessorato, credo che insomma problemi ne abbiamo. I dati sulle attività artigianali e industriali che sono stati pubblicati dimostrano che anche in questo settore c'è necessità di intervenire immediatamente. Emanuele Imprudente, assessore regionale, vicepresidente della Giunta, inizia un'esperienza diversa da quella amministrativa del Comune dell'Aquila con tanta soddisfazione per un risultato straordinario. Beh sì, assolutamente sì, è stato un risultato elettorale enorme quello che la Lega, il 28% in Regione Abruzzo, il mio personale con quasi 9.000 preferenze. La fase elettorale è finita, oggi inizia la fase di governo, la fase di responsabilità. Questa mattina si è insediato, abbiamo appena eletto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Presidente fra un po' ufficia anche il programma, quindi si parte realmente con quella che è l'attività di governo. Una grande responsabilità è quella che gli abruzzesi ci hanno chiamato a dare un segnale vero di cambiamento, di ripartenza, di crescita, di sviluppo, per far sì che i nostri figli possano avere una speranza di poter vivere la nostra terra. L'Aquila è il capoluogo di regione, avrà senz'altro la regione un filo diretto con il Comune dell'Aquila, ma non solo, anche con Roma, la presenza insomma, dell'onorevole Deramo sarà un contatto importante per risolvere tante problematiche che vanno affrontate anche a livello nazionale che riguardano appunto la regione Abruzzo. Beh, abbiamo, come dicevo, una grande responsabilità, ma abbiamo anche la possibilità di fare un ragionamento di filiera, di un ragionamento di conoscenza riferito al Ministero, riferito al Comune dell'Aquila, riferito alla provincia dell'Aquila. Insomma, in questo momento si supera quella che è la fase prettamente dell'appartenenza, ma si costruisce per gli abruzzesi, per la provincia dell'Aquila, per la città dell'Aquila, chiedendomi questo e venendo io da lì, si costruisce una fase di, diciamo così, di opportunità. Io credo che si apra realmente dopo diciamo, mi permetto di dire, dopo 30 anni, una nuova fase di opportunità per l'Abruzzo e dentro l'Abruzzo ovviamente l'Aquila nel capoluogo di regione.